Sandro, ci stanno dei ragazzi nostri giù che devono salire. Gira al passo, eh. Ripara più attimi, eh. Non so che dire, ma l'ingresso laterale, ma come per l'attimo? A me vigi, già manca di sé, subito faccio. Che cosa vanno contrari, andiamo a natare il market. Aria leggera che mi fa regno in petto, allarga sta mentalità stretta. E a volte c'è che tu dice che va in buona come marionetta, che vi sapete che la catta aspetta. Ma pure cose più pulito, soldo sporco in dopo cata saietta. Natani manetta, ne vide che cose, papà che è costretta. Ne vide che ne niente se concerta. Se parla troppo e se fa poco per davvertetta. A basta buona e sta gente, se va per tentare. Se può stare, se fa una conferenza stampa. Ovviamente, sì, è ovvio, sindaco, la cima, sì, c'è sta possibilità di far intervenire a qualcuno, non lo so, ma vedremo. Però ovviamente tu già hai detto delle cose che secondo me sono utili. Tra sì. Io ci sto parlando di cose, io sono cresciuto, io mi sento cresciuto in questo progetto. Però una da superare, cioè nel senso che quell'esperienza, ma si vada a fare questo film, pigliate un 1000, 1005, dopodiché tua cosa buona, sai qual è secondo me che stai facendo? E che stai? Ti cerca come fa per campare, che sia la cosa meglio che stai allora, facendo. Allora, io stavo a un attimo, perché chi rimane mai di scendere, mette a vendere i calzini, mette a vendere i scendini, mette a vendere i mutanti, i capire, i vagannazzi, perché... Su fatta così, visto. Ma ci mi sa venire il nocciolino, ma ci mi sa venire il granito. Ti devo dire un attimo una cosa. Io un giorno stavo a Piazza Monte Calvario, vennero da me e mi strattonavano, mi buttavano qua, vieni in questura perché stavo vendendo queste granite ambulanti, che con questo carrettino ambulanti su una piazza. E perché sei finito in ospedale pochi giorni? È perché c'era, diciamo, un giambietrino alto, loro mi spintonavano. Io c'ero nella gamba dietro, sono caduto all'indietro, sono andato un po' per la testa per terra, poi sono venuto la ambulanza, poi loro dopo mi hanno chiesto scusa, non fallo la denuncia a me, non la faccio a te, ci mi va male, fuori all'ospedale, capi? No, per comunque al finale perché si va a cercare i graniti nei muri. Alla fine perché si... Così si spaccia una droga, sì, praticamente. No. Ma io tengo più qua, ti dà così, cose buone su malato visto malamente, le cose malamente sono fatte. Infatti credo che pensi che un intervento serio da parte delle istituzioni non è semplicemente quello di interagire con i giovani a cercare che cose. Vanno chiamati capi dei carabinieri, capi delle polizie, capi dei vigili urbani. Cioè va fatto un lavoro a tavola a 360 gradi. Non stiamo manco parlando di persone che tu dici sono stati in carcere. Magari a scusa che vieni in uccello fai una cosa, quella è proprio bravi guagliuna. Non si può risolvere chissà che, ma basta far nascere una passione, no? Spesso nei giovani cosiddetti a rischio, a torto a ragione. Una di queste potrebbe essere anche il cinema. Il cinema sicuramente, io però voglio subito precisare una cosa, questo tipo di iniziativa non è rivolta ai ragazzi a rischio, è rivolta alla città, è rivolta ai giovani, da Scampia a Posillipo al Bomero. Fortemente voluto Gaetano Di Vaio, che... tra l'altro in questo modo rompiamo anche un tabù del fatto che Gaetano non possa in qualche modo far parte delle istituzioni, perché voi sapete che Gaetano è bollato, nel senso che ha un'interdizione dei pubblici uffici. Quindi con questo modo sdoganiamo in qualche modo la lontananza tra un pubblico ufficio e una persona come Gaetano Di Vaio. Questa collaborazione non nasce estemporanea, ma attraverso dialoghi che in questi anni ho avuto con Gaetano, quando ci conoscemmo la prima volta, credo oltre 10 anni fa. Abbiamo riflettuto di come per strada ci sia tanta umanità e ci sia tanta illegalità conclamata. Dico conclamata perché poi secondo me talvolta è illegalità vera, altre volte è semplicemente attività non legale, cioè attività che viene fatta per strada e che forse non ci si è soffermati abbastanza come sul fatto che tante attività di strada in realtà possono essere regolarizzate, possono essere inserite in un circuito di legalità. Quindi da questo punto di vista credo che anche un po' una provocazione culturale che noi vogliamo lanciare ai professori della legalità formale. Grazie. Perché ricevere questo riconoscimento dal primo cittadino per uno come me che non è che sono stato in grado, ho vissuto nella povertà più totale, nel buio.
precisare che il film andò al Festival di Roma e fu girato praticamente nello stesso periodo che mi sdoppiavo. Da una parte avevo un gruppo di reporter che seguiva il sindaco per la sua candidatura a sindaco di Napoli, e quindi mi dividevo tra giornate che seguivo Luigi e giornate in cui realizzavo questo docufilm. C'è una motivazione che vi invito poi a leggere, non la leggo tutta perché è un po' lunga. Comunque la parte finale, la decretazione, avvalersi della collaborazione a titolo gratuito nell'ambito dell'ufficio di diretta collaborazione del sindaco, del regista e produttore Gaetano Di Vaio, nato a Napoli il 27 febbraio 68, al fine di realizzare un programma di... sto comprando, auguri! Al fine di realizzare un programma di attivazione dei lavori di strada intesi come occasione offerta alle persone a rischio di ribaltare i loro destini già segnati, aiutandoli a scoprire le proprie passioni, i propri interessi e a coltivarli trasformandoli in opportunità di lavoro. Questa è la parte motivazionale finale, cioè la decretazione, poi c'è una motivazione, ma questo lo possiamo dopo distribuire a voi tutti, perché è un decreto. Ne vide chi ne niente se concerta. Se parla troppo e se fa poco per t'avvertetta. A basta buona e sta gente, se va per tende chiavetta. Bene non so, ma so bene non può. Lo cercherò, pure quando se può.